Per me è stato organizzato male il primo di agosto. O io ero di quelle vecchio, o facevano settembre o rifacevano luglio. L'agosto speriamo, io mi auguro di lavorare. Scattano anche ad Arezzo i saldi estivi, tra incertezze, budget quasi dimezzati per le famiglie, ma comunque tanta speranza da parte dei commercianti. I saldi ora tolgono qualcosa, nel senso che la gente magari parte, va al mare, va in vacanza, ecco. Però vediamo. L'appuntamento con le svendite di fine stagione quest'anno è stato infatti posticipato di quasi un mese rispetto al solito, alla luce degli effetti del lockdown sulle attività commerciali. Almeno che ci sia un'affluenza quantomeno quella dell'anno scorso e di svolgere il lavoro che abbiamo sempre fatto, insomma, perlomeno questo, visto che l'annata già è stata abbastanza deludente. Essendo partiti un po' in ritardo, ovviamente hanno coinciso con le partenze anche della stagione delle vacanze, quindi sicuramente qualche cosa in meno ci sarà. Sono importanti più che mai forse quest'anno? Direi, con maggior ragione sarebbero dovuti partire secondo me quanto gli altri anni. E invece, vabbè, è stata una decisione presa probabilmente per credendo di aiutarci, ma non ci ha sicuramente aiutato, ma leggermente penalizzato. L'avvio delle vendite a saldo quest'anno deve così fare conti con nuove dinamiche d'acquisto determinate dall'emergenza Covid. Secondo un'indagine svolta da Confcommercio, la previsione di spesa media da parte degli aretini è di meno 40% sul 2019, con una media di 138 euro a nucleo familiare e di circa 60 a persona. La stagione dei saldi resta comunque quella della caccia alle occasioni. Ma in genere si cerca qualche articolo importante, insomma. Che uno non ha nell'armadio, niente di più. Calzature sicuramente, perché è uno degli accessori per noi donne simbolo, e poi quello che magari può piacere al momento dell'acquisto. Ecco, si cercano anche le occasioni, capi che si è già visto. Assolutamente sì, beh, lo scopo del saldo poi alla fine è un po' anche questo, no? Quello di avere la ricercatezza su un capo che magari al momento può non essere subito disponibile per i nostri portafogli. No, cerca, non so, un po' di roba per andare al mare perché ero un po' a secco. Cercano anche le occasioni ovviamente nel primo giorno. Sì, ovviamente anche qualche occasione, se si trova, se no si prende un po' quello che si può, insomma.